Le 21:34 minuti, questa è Radio Popolare Doppio Clic e siamo qui con Elisa Maiettini per parlare di intelligenza artificiale, ma io sono rimasto sul vago perché Elisa in realtà lavora in un particolare settore dell'intelligenza artificiale. Ce lo racconti tu? Certo, diciamo sì, lavoro in un particolare settore nel senso che lavoro in robotica, quindi diciamo ci stacchiamo un po' dal concetto di intelligenza artificiale, dei chatbot, di quel tipo di intelligenza artificiale immateriale e arriviamo a quella materiale dove c'è proprio il robot. In particolare lavoro su computer vision e algoritmi di intelligenza artificiale applicati alla robotica. Allora, quindi non stiamo parlando dei soliti algoritmi che spesso e volentieri vengono visti come la peste, ormai, a volte anche ingiustamente, devo dire, ma stiamo parlando veramente di quegli algoritmi che permettono a un robot di muoversi, di interagire con persone e cose e che rappresentano un mattoncino di quel futuro futuribile che piace tanto, stimola anche molto la fantasia. E in particolare tu ti occupi del loro rapporto con gli oggetti, mi è sembrato di capire, giusto? Sì, diciamo più che altro della percezione dei robot e di come appunto percepiscono la realtà intorno a sé attraverso delle telecamere. Quindi il fatto è questo, che anche quelle telecamere che abbiamo nei nostri telefoni, noi riusciamo ad avere delle immagini che noi come umani riusciamo ad interpretare facilmente, quindi riusciamo a vedere se in un'immagine c'è un tavolo, una bottiglia, una tazza o un qualsiasi tipo di oggetto. Il fatto è che quando poi li vai ad elaborare, li vai a far elaborare dai robot, per loro non sono altro che matrici di numeri a tre canali e quindi in realtà c'è tutta una sfida su come andare a interpretare queste matrici di numeri e andare a capire che lì c'è effettivamente un tavolo, lì c'è effettivamente una tazza, lì c'è effettivamente una certa cosa. L'altra grande sfida in robotica è che non abbiamo, come magari in grandi aziende, queste server room piene di macchine, o meglio ce l'abbiamo, ma col robot noi dobbiamo lavorare in fretta col laptop che abbiamo lì accanto e in un qualche modo essere agili sia in come ci aggiorniamo i nostri questi modelli, sia in come prendiamo i dati. Non possiamo bloccare i nostri sistemi per giorni e giorni ad aspettare che si addestrino. Cioè, il problema in buona sostanza non è una mancanza di potenza di calcolo, di qualità, diciamo, degli algoritmi di intelligenza artificiale che permettono di fare il riconoscimento, ma è anche una questione di tempi e di autonomia, mi sembra di capire, Eh del sì. robot che non può essere perennemente collegato a un mega data center con una rete neurale gigantesca. Ma come l'avete Esatto. risolta questa cosa? In sostanza ci siamo basati su uno di questi mega algoritmi, di queste mega reti neurali con migliaia di parametri, perché la potenza c'è e sarebbe stupido non considerarla, quindi questi modelli vanno sfruttati, vanno solo nel nostro caso specifico sfruttati in una maniera un po' più intelligente, un po' più efficiente, diciamo. Quindi abbiamo preso questi modelli addestrati su dati presi dal web, diciamo. E abbiamo utilizzato questa potenza per descrivere le immagini in input e poi abbiamo utilizzato un metodo più efficiente, un metodo kernel viene definito, quindi non è più una rete deep ma una rete shallow, per la fase di adattamento online. Quindi sfruttiamo la potenza della rete per la parte di descrizione dell'immagine e poi andiamo ad addestrare la parte un po' più efficiente per aggiornarla quando qualcosa nel sistema e nello scenario cambia. In buona sostanza stai dicendo un po' meno precisini di quanto possa essere la mega rete neurale, però si fa Però quello che passiamo da serve. ore di addestramento a 3 secondi di addestramento, 10 secondi di addestramento. Quindi quando poi vai a interagire col robot e gli vai a insegnare magari a riconoscere un nuovo oggetto, l'interazione è quasi istantanea, neanche la percepisci. Infatti, perché la parte interessante è che di solito quando si pensa alla robotica ci si immagina che queste macchine siano già allenate a riconoscere qualsiasi cosa,
E invece in realtà il vostro approccio è molto più pragmatico, mi verrebbe da dire, cioè evitiamo che di fronte all'ignoto si inchiodi non sapendo cosa fare, ma gli diamo gli strumenti per riuscire a capire che cosa ha di fronte, è un po' questa esatto. La logica? La logica è proprio questa, e poi c'è anche il fatto che è vero che ci sono questi modelli che sanno riconoscere quasi tutti gli oggetti, non è vero che li sanno riconoscere tutti, ma la percezione è un po' quella che si ha, ma in realtà noi pensiamo proprio a delle applicazioni concrete in cui magari non ti serve che il robot sappia riconoscere il concetto di bicchiere o il concetto di bottiglia, ma voglia proprio riconoscere qual è la bottiglia che tu gli hai chiesto di passarti magari, quindi deve saper riconoscere una bottiglia da un'altra, e questo concetto nei dati online non si trova, devi per forza riaddestrarlo per il caso d'uso, diciamo. Senti, a proposito di applicazioni pratiche, perché di solito quando si fa riferimento alla robotica sembra tutto molto lontano, molto di là da venire, non ti chiederò commenti su il progetto di Elon Musk che aveva presentato a un certo punto un ballerino in tutina per far vedere come sarebbe stato il prototipo del suo robot e poi ne ha portato una versione che ciondolava e ciancicava in giro per il palco in maniera abbastanza patetica, ma... tu fuori onda mi raccontavi che ci sono già delle applicazioni pratiche che consentono di mettere a valore tutto il lavoro che state facendo. Ci racconti per cortesia? Eh sì, perché diciamo è vero, il robot umanoide così come ce lo immaginiamo, come abbiamo noi iCub, magari è ancora un po' lontano dall'essere tra di noi, magari dal portarcelo in casa, eccetera. Però ci offre una piattaforma di studio incredibile per una serie di altri problemi che presi singolarmente risolvono dei casi d'uso ben specifici. Ti faccio un esempio. Io appunto mi occupo di visione, quindi insegno al robot, addestro dei modelli di machine learning che permettono al robot di riconoscere gli oggetti, di riconoscere quello che hanno intorno. Questo tipo di tecnologia in un altro progetto in collaborazione con INAIL e con altri gruppi di ricerca all'interno di IT e università italiane, l'abbiamo presa per andare a rendere smart, tra virgolette, come si dice ora, una protesi, un braccio prostetico per pazienti amputati. Quindi l'idea è quella di andare ad impiantare una telecamera all'interno della protesi e utilizzare questi algoritmi di intelligenza artificiale che processano le immagini per andare a capire attraverso appunto l'immagine quale oggetto la persona, il paziente sta andando ad afferrare utilizzando la protesi e andare a in qualche modo controllare alcuni dei gradi di libertà della protesi per rendere questa presa più facile e più naturale, quindi andare a rendere l'utilizzo di queste protesi intelligenti un po' più facile per i pazienti, facilitargli un po' la vita. Beh, quindi è qualcosa che potrebbe essere implementato tra virgolette a breve? Ma noi ci stiamo lavorando in questo momento, chiaramente è un progetto di ricerca ancora, quindi non si tratta di andare a commercializzare questo tipo di prodotto domani, però l'idea è proprio quella di poi utilizzarlo, cioè ci saranno poi test su pazienti veri, quindi è molto concreto. Allora, nel frattempo io segnalo a ascoltatori e ascoltatrici, correggimi se sbaglio Elisa, il nome corretto, lei l'ha citato, iCub, è scritto iCub, che è quello possiamo considerare un po' uno dei colleghi di Elisa, cioè quello con cui passo un mucchio di tempo a lavorare. Sì, con cui passo più tempo in realtà. Quindi se ve lo andate a cercare su internet lo potete vedere, così date un'occhiata e vedete quello, una delle cose che sta facendo. Noi ci fermiamo per l'ultimo brano di questa puntata e poi continuiamo a parlare di intelligenza artificiale, sempre con Elisa.